diciamo che quando siamo ripartiti ad agosto ci eravamo dati l'obiettivo di far crescere i ragazzi, non ci eravamo dati obiettivi particolari di classifica, anche perché partendo con dei sottoetà, cioè nel senso che abbiamo deciso di giocare con 2001-2002, l'idea proprio anche che mi è stata dettata dalla società era quella proprio di lavorare per far sì che questi ragazzi crescessero. È chiaro che oggi raccogliere anche questa qualificazione, che onestamente a un certo punto non solo era isperata ma era quasi impossibile, perché ricordo che oggi abbiamo raccolto in 11 partite abbiamo fatto 8 vittorie, quindi siamo contenti perché unire una crescita che c'è stata, il fatto che alcuni ragazzi oggi siano in prima squadra, che è la cosa per cui lavoriamo, e in più che raggiungiamo anche la qualificazione, questo ci fa essere soddisfatti ancora di più, ecco. Quindi assolutamente. Quindi se in una stagione in cui siete partiti in super ritardo avete ottenuto questi risultati, chissà cosa potrà accadere il prossimo anno. Ma sai, delle volte forse quando si è costretti a correre si sbaglia meno, no, non voglio adesso per amor di Dio. È chiaro che la programmazione ti permette di lavorare, di girare, di sviluppare relazioni sui ragazzi e quindi di andare un po' a colpo sicuro. Io quello che ho notato e noto tuttora che c'è comunque voglia di Reggiana, i ragazzi anche che sono andati via, molti secondo me può darsi che li rivedremo a Reggio, altri che comunque giocano in società dilettantistica hanno ancora la voglia di arrivare a giocare nella Reggiana. È chiaro che la voglia di tutti noi e la speranza di tutti noi è che di tornare con la prima squadra dove credo meritiamo di stare, insomma, ecco, che è la Serie C, insomma. Ecco, mister Bertacchi nel giro di 2 anni, di 2 stagioni, è riuscito a portare in prima squadra giocatori come Palmiero, Sanat, Piccinini, adesso chissà che non vedremo anche Ziveri, Muro. È un augurio che io faccio e mi auguro, perché sono ragazzi che comunque hanno qualità. Con Marco ho condiviso sia l'esperienza l'anno scorso in Reggiana che quest'anno, è un tecnico davvero preparato e preparato sotto ogni profilo, perché lui abbina il discorso tecnico-tattico ma anche una preparazione a livello fisico, in quanto è professore ISEF, quindi insomma è un profilo completo, che l'anno scorso quando Tedeschi e La Rosa vennero promossi in prima squadra, io e l'allora responsabile del settore giovanile Caprari non avevamo alcun dubbio, perché proprio meritava questa promozione. Infatti poi la Beretti giocò il quarto di finale nazionale, andò fuori per un non nulla e molti ragazzi oggi sono in club di A, quindi siamo soddisfatti di tutto questo lavoro qua. È chiaro che non bisogna fermarsi, perché è adesso che dobbiamo, secondo me, cercare di fare poi il salto di qualità per tornare a ricreare un settore giovanile come era fino all'anno scorso, perché qualche pezzo si è perso, qualche campionato più competitivo ci attenderà, mi auguro, e quindi insomma cercare di stare sul pezzo e di essere concorrenziali in una regione in cui Parma, Sassuolo, Spal, Bologna non aiutano, ecco, perché sono tutte in Serie A, quindi questo.